Ci troviamo davanti al Palazzo dei Congressi di Lugano, qui c'è molto fermento, ci si appresta ad accogliere l'attesa conferenza sull'Ucraina, vediamo con quali sentimenti. Come sindaco, come sta vivendo emotivamente l'avvicinarsi di questo evento? Beh, con orgoglio da una parte e poi con un po' di trepidazione, perché piano piano tutti i vari dettagli stiamo mettendo a posto, stiamo venendo a conoscenza di più o meno quello che succederà, abbiamo ricevuto il programma dei lavori. Zelensky fisicamente non ci sarà, è un po' deluso. Non lo so se deluso o sollevato, perché Zelensky da quando è iniziata la guerra non è mai uscito dal suo paese, sarebbe stata la prima volta e questo probabilmente avrebbe creato dei problemi maggiori rispetto a quelli che ci saranno. Noi abbiamo l'ufficio qua dietro e sinceramente abbiamo un po' di timore per le chiusure delle strade, per non parlare anche, questo lo dico io personalmente, l'uscire fuori in centro in pausa pranzo e andare nelle grandi piazze e così via. Io... è meglio che ti porti la schiscetta quel giorno. Esatto, effettivamente sì, farò così. Hanno detto semplicemente che modificheranno lì il traffico, quindi le macchine fanno così e possono scendere o salire. Però in realtà non è che ho chiesto prima un addetto lì, ma non è che mi ha spiegato molto. So anche che alcuni negozi terranno chiuso proprio perché non sanno. E tu resti aperta? Sono aperti, sì. È sicuramente un evento importante, però insomma crea un po' di disagio alla popolazione sicuramente, perché viene bloccato tutto il centro per molto tempo. Ho un ufficio e addirittura non sapevo se potevo entrare qui in ufficio in centro, ma hanno detto fortunatamente di sì, presentando magari i documenti. Ma guarda, sento che ci sono alcune pressioni anche sul lavoro, quindi si dice piuttosto chi può di lavorare da casa, eccetera, eccetera, e quindi so che c'è anche, si vede in giro, una forza dell'ordine molto più attente. Da cosa arriva questa tranquillità? Non mi voglio creare preoccupazioni, non me le voglio creare io, poi se succederà, succederà, ma non si può controllare il mondo. In questo momento credo che ci sia l'asse culturale sia spostato più a favore della guerra. Metal detector, qua è il passaggio per il metal detector, per gli ospiti. Scusa, questo palco serve per la conferenza? Credo di sì, almeno per quello che ci hanno detto dovrebbe servire per la conferenza. Per far cosa? Per la stampa, credo. In questo periodo qui si parla un po' più solo del... della guerra contro la Russia e l'Ucraina, però c'è anche quel... Ci sono altre guerre che non si parlano neanche, cioè... Allora, come cittadina svizzera sono incavolata. Uno, noi non facciamo parte dell'UE, non vedo perché dovevamo immischiarci in tutta sta storia. Siamo neutrali da una vita e dovevamo rimanere. Abbiamo perso valori, abbiamo perso neutralità, abbiamo perso tutto. In più, io non vedo perché devono venire qui a casa nostra tutte queste persone a discutere di cosa? Lombardi l'ha detto giusto, non ne verremo fuori a niente, cioè è solo una gran spesa. La città di Lugano ci rimetterà un casino, la gente che deve lavorare e chi ci vive. Ecco, questa è la mia opinione.